pensava in grande e si intestardiva a realizzare grandi opere anche al di là dei mezzi a disposizione. Le mezze misure e la mediocrità non entravano nel paniere dei suoi interessi. Quando mirava ad un obiettivo che riteneva particolarmente importante, irrinunciabile, rispondente esattamente alle esigenze del suo carisma, richiama alla preghiera di suffragio e silenzio dopo tanto clamore il vescovo di Verona, Monsignor Zenti, nel giorno del saluto a Don Luigi Verzè. Lo fa dalla chiesa nella quale il prete veronese fu battezzato 91 anni fa, tra la comunità che lo ha visto crescere e spiccare il balzo verso altri lidi. Lo fa con l'autorità e l'autorevolezza del padre. È un mio prete, ha ripetuto durante l'omelia, un padre e pastore che ha cura del suo gregge. I malati erano i suoi padroni. Come del resto soleva dire San Giovanni Calabria, da cui aveva attinto il carisma per questa categoria di persone. E perciò viveva per i malati. Se ha avuto degli eccessi, la colpa va attribuita, per così dire, ad un eccesso di amore per i malati. Per loro ha voluto il meglio del meglio. Sotto il profilo delle attenzioni umane e sotto quello professionale, che voleva eccellente. Per loro ha creato frontiere all'avanguardia mondiale sul piano della ricerca, benché siano in ogni caso sempre da tenere monitorate sotto il profilo etico. Soleva dire che i malati vanno venerati, come va adorata l'Eucarestia e Gesù presente sacramentalmente nei segni del pane consacrato, in quanto nei malati, come nei poveri in genere, vi è una presenza certa di Gesù sotto i segni del limite umano. L'ultimo saluto a Don Verzè si consuma a Dillasi, dove il sacerdote era nato 91 anni fa, e a due passi da quell'oasi del Monte Tabor, dove ha preso corpo, tempo fa, l'esperienza particolare del prete Scaligero. Chiesa gremita, come del resto da copione, per una figura così conosciuta nel popoloso centro, all'ingresso dell'omonima valle veronese, tra le quali non poteva mancare volti noti e tante persone normali, a testimonianza di una vita vissuta con particolare intensità. Monumento del suo genio di amore a Dio, riversato sull'uomo, rimane soprattutto quell'ospedale, da tutti riconosciuto di eccellenza mondiale come è il San Raffaele, che non esisterebbe senza Don Luigi. E il suo carisma, concentrato nel notissimo aforisma, sacerdozio e medicina, come patrimonio prezioso, rimane nelle mani dell'Associazione dei Sigilli, che l'hanno assimilato nel volgere di decenni di consuetudine familiare. La sua salma è stata portata qui a Dillasi ed è stato come il ritorno di un vecchio patriarca nella sua terra d'origine per trovarvi riposo nella tomba dei Sigilli. Non ci resta che affidare Don Luigi al giudizio misericordioso di Dio, che scruta i cuori e conosce il travaglio della vita.